Ciao ragazzi, benvenuti anche oggi all'How2Play. Oggi vi parlerò di strumming. Allora, cos'è lo strumming? Quando con la mano destra vado a, diciamo, schiaffeggiare le corde del basso, creando un effetto ritmico. Si può fare all'ingiù o all'insù. In questo riff mischierò lo slap allo strumming. Cosa che faccio molto spesso anche nei miei metodi sullo slap, easy slap o all'advanced, soprattutto troverete parecchi riff che usano lo strumming, perché comunque è una tecnica che quando si suona senza batteria, come può capitare in alcuni frangenti, ad esempio io ho un duo. Chitarra e basso, si cerca di ovviare all'assenza della batteria con degli effetti ritmici. E lo strumming è uno dei più utilizzati, è uno di quelli che funziona meglio. Partiamo con un emmeron fatto sul Do, corda di Mi, tasto 8. Do, strumming in giù, strumming in su. Poi emmeron sia sul Do basso che sul Do acuto, quindi sulla corda di Mi e sulla corda di Re tasto 10. Poi ho una nota morta sulla corda di Sol e un emmeron sul Sol in corda di La tasto 10. Poi concludo con Mi bemolle e Do. Qua faccio strappato, plac. Il Do invece lo faccio con il pollice. La battuta completa viene. Di nuovo, scusate, dopo va in Fa. Praticamente viene fatta la stessa idea ritmica e anche armonica, quindi con il Fa basso e il Fa acuto. Mi appoggio al Do, però mantengo il Mi bemolle e Do per la parte in slap. Quindi prima e seconda battuta, Do, Fa, Mi bemolle. Su Mi bemolle faccio la prima parte uguale a Do e Fa e poi completo con un tapping, bicordo in tapping. Tasto 13, corda di Sol e corda di Re. Quindi vado a prendere un La bemolle, Mi bemolle che poi striscio di un tono sopra, quindi vado fino al tasto, ero al 13, vado al 15, prendendo Fa sulla corda di Re e Si bemolle sulla corda di Sol. Concludo il giro con La bemolle e Sol. Vi faccio sentire il giro completo un po' più lento. Do, Fa, Mi bemolle, La bemolle, Sol. E poi riparto. Capisco che non è dei giri più semplici, però potrà servirvi proprio a capire com'è la tecnica innanzitutto dello strumming, ma anche e soprattutto dell'emmeron. Alla fine tante note sono possibili soltanto grazie a questi emmeron che mischiati allo strumming riescono a creare degli incastri. Un ultimo accenno prima di salutarvi è al fret wraps, che è questa
questo cosettino che non so come chiamare, lo chiamano alcuni elastici per i capelli, all'inizio mettevano, alcuni utilizzavano quello. Per cosa lo utilizzo? Per andarmi a stoppare le note, vedete? Se lo metto così mi suona tutto. Mettendolo all'interno della tastiera mi fa suonare, diciamo, in maniera un po' più pulita, soprattutto le note che io voglio che escano morte. Vi faccio sentire la differenza. Ecco, tipo qua si sente che il sol sarebbe. Invece con questa riesco a farla morta in maniera migliore. Okay? Non devo andarla a controllare per forza con la parte della mano. Quindi questo mi aiuta comunque a essere più veloce e più pulito nei suoni. Bene, grazie a tutti per aver visto anche questo video. Vi invito come al solito a mettere un mi piace o condividerlo sulla vostra pagina. Date anche un'occhiata al mio sito www.carlochirio.com, dove tra i vari ebook che ho fatto potete vedere dei video dove utilizzo lo strumming o ascoltare gli esercizi dei vari metodi in cui lo uso. Grazie a tutti, ciao, buona musica, Carlo. Thank you.